Buongiorno ragazzi, bentornati al canale. Come sempre giù di Muscoli a Vita, volevo fare un brevissimo video semplicemente dandovi il mio life update, ovvero che cosa sto facendo in termini di vita, in termini di allenamento e in termini di nutrizione adesso che sono passate le feste. Come sapete, le feste mi sono allenato 3 volte a settimana, ma adesso che arriva gennaio ho gli esami e ho tutto gennaio pieno di esami, quindi dovrò stare attento sia per quanto riguarda la nutrizione che per quanto riguarda l'allenamento. So che alcuni di voi hanno gli stessi problemi avendo gli esami, essendo studenti, che ci sono alcuni periodi in cui è veramente difficile stare o a dieta o rimanere costanti con l'allenamento. Quindi ho deciso di fare questo video per voi proprio per questo. La prima cosa che dovete capire è che dovete capire dove state con la testa, quanto spazio mentale avete che potete dedicare alle cose oltre lo studio, perché secondo me la cosa più importante è comunque lo studio, però se voi volete ottenere i risultati alla fine dovete pensare che è la vostra mente. Se voi siete determinati, voi dovete rimanere costante con l'allenamento, dovete capire se psicologicamente ce la fate. E secondo me, se state seguendo questo video, questo canale, se mi seguite, vedete che io comunque la palestra la vedo come una costante, non è una variabile, ma una costante che io voglio fare, che devo fare ogni singolo giorno. E quindi alleno la mia mente a pensare in questo modo. Che cosa vuol dire? Che per quanto riguarda l'allenamento, ho deciso che passerò a uno split di 4 giorni a settimana. Sarà un 3 giorni upper body e un giorno per le gambe. Metto la scheda che seguirò qui in descrizione. Sarà utilizzando appunto i set piramidali e soprattutto per colpire i miei punti deboli, che sono petto e braccia. Già so che non riuscirò ad andare in palestra 6 volte a settimana, dato che sono in sessione di esami o 5 esami. Però sono sicuro che riesco ad andarci 4 volte a settimana, quindi quello me lo metto. Già so i giorni che andrò in palestra, sarà lunedì, mercoledì, venerdì e sabato per le gambe. Io so che riesco a stare su un programma in questo modo e quindi queste 4 volte sarò sicuro e dovrò andare in palestra. Vi consiglio di fare la stessa cosa anche voi. Se di solito andate 6 volte a settimana, però sapete che durante gli esami non avete tempo, non avete spazio mentale, non avete forza, riducete le volte in palestra. È molto meglio essere costanti che essere perfetti. Anzi, magari se passate da 6 volte a settimana a 3 volte a settimana, noterete che, dato che recuperate di più, in palestra magari andate anche meglio. Quindi ve lo consiglio veramente, in caso avete gli esami anche voi e avete difficoltà a bilanciare il tutto, l'allenamento, eccetera, eccetera. Quindi, per quanto riguarda l'allenamento, mi concentrerò, faccio 4 volte a settimana, faccio 3 upper body, però cambiando la focalizzazione in ogni sessione di upper body. Farò braccia e petto specialmente, colpendo comunque ogni singolo gruppo muscolare dalle 2 alle 3 volte a settimana, che è ciò che dimostra la scienza, la multifrequenza, che è ciò che funziona per il 90-95% di noi lifter naturali. Ovviamente alcuni di noi vanno benissimo in monofrequenza, perché siamo tutti comunque degli individui e dovete capire che la scienza è una media scientifica, quindi ci sarà gente a entrambi i lati. Però per il 90%, 9 su 10 di voi che state guardando questo video, se passate in multifrequenza otterrete più risultati. Quindi è quello che sto facendo anch'io. Anche se vi allenate 3-4 volte, basta che allenate quasi tutti i gruppi muscolari ad ogni sessione, 2-3 volte a settimana. Un'altra cosa importantissima è capire quanto riuscite a recuperare, perché voi potete prendere questo programma che troverete lì sotto, che però dovete capire che è fatto per me, è fatto in base a ciò che ho trovato che funziona con il mio corpo. Il fatto che mi alleno già da 2-3 anni e quindi ovviamente il volume non può essere minimo, ma è un po' più alto per ogni gruppo muscolare, però comunque in modo contenuto, che mi permette di applicare il sovraccarico progressivo, perché se non riuscite a recuperare abbastanza non riuscirete a sollevare più carico col passare del tempo e i vostri gains arriverete in stallo. Quindi la cosa importante prima di cambiare ogni singola variabile del vostro allenamento è capire: ok, se io aggiungo un set sul petto, lo aggiungo per ogni sessione di petto, quindi 2 volte a settimana. La settimana dopo, comunque, come mi sento? Riesco a progredire di carico o arrivo in stallo? Ed è così che dovete voi fare dei piccoli judgments. Io vi posso dare a grandi linee quelle che vi consiglio di fare secondo la ricerca scientifica. Ad esempio, vi consiglio: provate l'allenamento di sotto, metti, lo fate per 4 settimane e vedete se riuscite a
progredire col carico. Se non riuscite a progredire e vi sentite che non riuscite a recuperare, dovete abbassare ovviamente i set. Invece di fare 5 set ne fate 3, eccetera eccetera. Invece magari se invece potete fare molto più volume per i movimenti accessori, potete, perché no, aggiungere un esercizio, aggiungere un paio di set. Tutte queste si chiamano micro adjustments che dovete fare voi per voi stessi. Questo però è un programma a grandi linee che seguirò io. Speriamo, ovviamente lo sapete già, i miei punti deboli su cui voglio lavorare sono le braccia, specialmente il bicipite e il petto. In termini di genetica non posso cambiare tanto, se vedete le vecchie foto non ho proprio petto e già adesso ne ho un pochino di più. Purtroppo non tutti abbiamo una genetica straordinaria e io assolutamente faccio parte di questo gruppo. Quindi questo è per quanto riguarda l'allenamento, 4 volte a settimana per le prossime 4 settimane. Per quanto riguarda la dieta, cosa faccio? Allora, in questo momento sto abbastanza male, quindi sono passato automaticamente a non mangiare tanto in questi ultimi 2 giorni, soprattutto dopo le feste. L'ho fatto quasi involontariamente perché, appunto, non sentendomi granché, non ho proprio appetito e quindi non sto mangiando tanto. Quello che penso di fare sarà un mini cut per 15 giorni. Spiegherò esattamente in un prossimo video che cos'è il mini cut e qual è la differenza con la dieta, ma brevemente quello che fa il mini cut sono 14 giorni in cui voi mangiate 500 calorie al di sotto del vostro fabbisogno giornaliero. Lo fate per un periodo di tempo ristretto e la cosa fondamentale del mini cut è che lo fate quando siete in una fase di massa. Quindi quando siete in una fase di massa state provando a mettere su massa muscolare e però metti che state facendo da 3-4 mesi e notate che avete messo su un pochino di grasso, perché inevitabilmente da natura, se voi state facendo massa e state in un surplus calorico, magari sì, il 60% sarà muscoli, ma il 40% sarà grasso, anche di più, di meno, dipende dal surplus calorico che avete deciso di intraprendere. Detto questo, il mini cut è praticamente una tecnica che vi salva, che vi permette di ridurre di 1-2 percentuali di body fat la vostra percentuale di massa grassa, in modo da poter continuare dopo questi 15 giorni con la vostra fase di massa, perché da lifter naturali vogliamo ottimizzare e massimizzare il tempo in cui stiamo in un deficit calorico. Quindi io farò il mini cut per 15 giorni, spero di perdere 2, 3, 4 chili, vediamo. Ovviamente non sarà tutto grasso, perché perderò acqua, perderò carboidrati, eccetera eccetera, tutte le riserve di glicogeno nei muscoli che si sgonfiano, e lo so che durante gli esami potrebbe essere stressante, infatti dovete capire voi a che punto state psicologicamente. Io avevo provato a fare un mini cut appena prima di Natale, devo dire che arrivando a casa con la nonna è stato un po' difficile, ho detto ok, non ho la testa, non sono né nel posto, nell'environment giusto, né psicologicamente, vedendo tutti gli altri che mangiano, né riesco a fare il mini cut, quindi ho detto ok, mi dimentico del mini cut, lo faccio quando torno dalle feste. E proprio così farò il mini cut adesso, anche perché sto male e questo mi facilita il fatto che sto mangiando di meno. La cosa importante è che mantenete il più possibile i carichi che sollevate, perché è così che mantenete la massa muscolare. Se volete calcolare le vostre calorie e i macronutrienti per un mini cut, basta che trovate il link sotto il calcolatore, mettete il vostro peso, vi calcola macronutrienti e tutto, vi calcola la dieta, una dieta aggressiva che sarebbe il mini cut. Ricordatevi da intraprendere massimo 15 giorni. Perché se voi volete fare una dieta più lunga, allora si tratta di una fase di deficit, di una dieta normale, deficit calorico graduale, in modo da evitare gli stalli. Invece quando state a massa fate il mini cut, scendete direttamente sotto per 2 settimane e tornate subito sopra ai vostri livelli di surplus calorico di prima. Questi sono gli update per voi della mia vita. Mi metterò a studiare tantissimo in questo mese, infatti molto probabilmente con i messaggi, i commenti eccetera eccetera non ce la farò proprio a rispondere a tutti. Proverò veramente a dare il massimo per l'università per poi riprendere fortissimo a fine gennaio, quando ho terminato gli esami. Riprendo col canale, ho un sacco di idee in mente che voglio portarvi. Secondo me quest'anno, col vostro aiuto, questo canale potremmo fare tante belle cose. Voglio portarvi a viaggiare con me, voglio portarvi cibo in un sacco di posti e niente, c'ho un po' di cose in programma che vi farò sapere quando è giunta l'ora. Detto questo, io spero vi sia piaciuto questo video, che l'ho reso un po' chiaro. Ci sta una nuova scheda di allenamento, che è quella che seguo io, qua sotto in descrizione, per calcolare macronutrienti e calorie ugualmente in descrizione. E fine gennaio aprirò anche dei posti per online coaching. Però tutto questo arriverà, farò un annuncio, vi farò vedere le foto di gente che comunque si è trasformata già seguendo quello che dico io, così che potete vedere che ci sono in effetti le testimonianze e che funzionano. Fatemi sapere se siete interessati anche voi all'online coaching, mi mandate quando dovete
quando è per l'online coaching mandatemi un'email a muscoliavvita@gmail.com. Detto questo, io vi voglio ringraziare per la visualizzazione, in bocca al lupo a tutti voi. Se avete gli esami andranno bene, ma metteteci forza e passione e determinazione, rimanete costanti sull'allenamento, sulla dieta, pensate psicologicamente se ce la fate, se non ce la fate a stare a dieta, allora fate il mini cut a febbraio, non ci pensate adesso, adesso pensate agli esami, mangiate tranquillamente. Detto questo, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!